La nostra opposizione sarà serrata, seria, costruttiva sempre per affermare i nostri temi. Faccio gli auguri a Fratelli d'Italia e alla Meloni per il risultato che hanno conseguito. Noi ci poniamo all'opposizione e lavoreremo incessantemente. Il reddito va difeso, non c'è dubbio, nel nostro programma, e vanno ampliate ancora di più le politiche attive del lavoro. Secondo me è una follia levare il reddito, che proprio in Germania anche l'hanno da poco migliorato e ampliato. Aperti anche alle alleanze, magari col PD di nuovo, campo largo? Ma una volta che saremo in Parlamento noi affermiamo la nostra agenda progressista, poi non so chi ci seguirà. Ci sono i termini per ricucire, a meno che loro non vengano... In questo momento ho ascoltato Letta e dovranno fare un congresso e non metto bocca nella casa degli altri. Il risultato ve l'aspettavate questo qua in Campania? È un risultato a cui ci stavamo lavorando, non abbiamo mai mollato e alla fine è arrivato il risultato e siamo molto contenti di questo risultato. Qualcuno dice però è merito anche del reddito di cittadinanza, sono male lingue. È il merito delle politiche del Movimento 5 Stelle, è il merito di un'agenda progressista, è il merito della lotta alle disuguaglianze che noi vogliamo fare e dei divari territoriali, sia al nord che al sud, perché noi viviamo in un paese che è un sistema paese. Sergio Costa vince nel collegio dove ha vinto lei, dove perde però Di Maio e il centro-sinistra. Le mando un messaggio, qualcosa da dire? No, per me è un grande piacere che Sergio Costa sia stato eletto nell'uninominale di Bagnoli Fuorigrotta, lo stesso dove ero stato eletto io, quindi sono contento che proseguiamo insieme un lavoro su quel territorio, perché è un territorio molto importante. L'alleanza però tiene a Napoli a livello amministrativo, al comune? Sì, l'alleanza a Napoli non è messa in discussione, si lavora sul programma, rafforziamo ancora di più i temi del Movimento 5 Stelle per realizzarli, perché la città ha dato una risposta chiara. Noi lavoriamo col sindaco in un ottimo modo e noi anche con Gaetano Manfredi ci sentiamo sempre. Terminerà l'esperienza di Presidente della Camera, che cosa farà dopo? Quello che sto facendo adesso, politica, perché c'è tanto da fare.